Magari ero un po' nervoso di mio, eh. Stai bello di fuori, eh. Ha parlato quella che era. Simone Godano nel suo nuovo film Marilyn agli occhi neri fa incontrare una bugiarda patologica dotata di un'energia e una carica vitale speciali con un cinquantenne che soffre di varie psicosi e ha dei violenti attacchi di ira. I due personaggi, interpretati da Stefano Corsi e Miriam Leone, frequentano un centro diurno per persone con disturbi di personalità e insieme ai loro compagni mettono in piedi un'impresa quasi impossibile. Il regista, che per realizzare il film è andato in alcuni di questi centri e ha osservato chi li frequenta, spiega. Sono dei bambini che esasperano e hanno delle reazioni talmente forti nel bene, nel male, anche nell'accogliere me. Io quando andavo a parlare vedevo le persone emozionate, con gli occhi lucidi, per cui ci è sembrato un mondo veramente sia interessante da raccontare, sia una sfida, cioè cercare di raccontarlo con contatto, con garbo e con la giusta ironia, che non era ridere di loro, ma ridere insieme a loro. I due interpreti di Marilyn agli occhi neri, nelle sale dal 14 ottobre, raccontano. È stato interessante rivedersi nei personaggi, cioè, no, c'erano più cose di me di quanto non potessi immaginare, però è faticoso vivere la vita in quel modo, cioè, era molto presente come sensazione, molto presente, ci si rende conto davvero che se la vita può essere difficile a tratti, per certe persone lo può essere molto di più, proprio perché non possono nascondere nulla. Sono dei personaggi divertenti, se vuoi anche, ma disperati anche. Quindi c'è questo sempre equilibrio, questo limite sottile fra la follia e la disperazione, però anche il lasciarsi andare, appunto l'assenza di filtri e di costrizioni sociali. Il film, tra toni di commedia e racconto realistico, è anche un invito allo spettatore ad osservare la sofferenza e la malattia senza girare lo sguardo. La sofferenza fa paura. Empatizzare con la sofferenza senza, per empatizzare con la sofferenza senza caderci dentro ci vuole una grande struttura. Bisogna stare veramente bene con se stessi per riuscire ad aiutare chi ne ha bisogno e non cadere dentro un buco nero. Quindi strutturarsi è sempre importante. Nel caso del film, questo gruppo di diversi, reietti dalla società, comunque stigmatizzati e giudicati dalla società, in realtà fa squadra e quindi facendo squadra riesce a superare lo stigma sociale e riesce a fare qualcosa di straordinario.